Mister Marmorini, insomma, dovevate tenerla viva fino alla fine, ci siete riusciti, poi è mancata la zampata vincente, anche se Fontana, insomma, vi stava per regalare un sorriso. Sì, in questo siamo stati piuttosto bravi, siamo stati bravi a tenere la partita in vita fino all'ultimo minuto e anche appunto poi a rischiare di pareggiarla con Fontana, anche con Lisi a cui è stato deviato il tiro, chiaramente rischiando anche qualcosa perché lasciando un po' di spazi all'Aquila era ovvio che potessimo rischiare di subire la seconda rete, però l'atteggiamento del secondo tempo è quello da cui dobbiamo ripartire, è quello che ci ha contraddistinto fino adesso. Invece l'unica pecca della partita è che nella prima mezz'ora, 35 minuti, non siamo stati all'altezza dell'Aquila per quanto riguarda proprio l'approccio alla partita, e un po' forse per demerito nostro, un po' anche per bravura dell'avversario che abbiamo avuto di fronte oggi, che ha avuto un impatto importante e che ci ha messo in grandissima difficoltà nella prima mezz'ora. Mister, ovviamente si apre anche la fase del mercato. Oggi che indicazioni ha avuto dai suoi ragazzi e soprattutto che indicazioni i ragazzi hanno dato alla società per cercare di correggere un percorso che vi vede leggermente in difficoltà guardando la classifica? Sì, ma io chiaramente devo fare delle valutazioni su quello che è la parte finale del percorso e quella dove ho iniziato a lavorare io, e fino adesso le indicazioni sono... Le indicazioni della partita sono quelle che rispecchiano ciò che i ragazzi hanno proposto, no, nelle ultime 5-6 giornate, ovvero una squadra che ha voglia di lavorare, una squadra che sta mettendo tutto, probabilmente avendo cambiato sistema di gioco dovremo fare qualcosa come l'intervento sul mercato con Lisi per mettere a posto alcuni ruoli dove siamo scoperti, però per il resto siamo abbastanza soddisfatti di tutta la rosa che abbiamo a disposizione, quindi non faremo grossi stravolgimenti, faremo solo dei piccoli ritocchi per sistemare nei ruoli e assortire meglio la squadra rosa. Mister, in breve le chiedo, mi dà un giudizio, mi fa una classifica delle squadre più forti che avete affrontato e se la classifica generale rispecchia un po' i valori degli avversari? Sì, io chiaramente adesso ne ho affrontate poche, però se devo fare una valutazione è un po' quella che mi porto dietro da alcune settimane. Secondo me San Benedettese e Campobasso forse hanno qualcosa in più rispetto alle altre in questo momento, anche se poi c'è un mercato da affrontare e magari alcune squadre potranno rinforzarsi in maniera importante come sta facendo a oggi il Campobasso. E leggermente più indietro vedo l'Avezzano, Chieti e anche l'Aquila, perché avendo vista oggi secondo me è una squadra di valore assoluto, è una squadra che può essere protagonista in questo campionato, e poi ci sono anche altre piccole realtà che stanno facendo piuttosto bene e che si stanno rivelando delle belle sorprese.